Ben ritrovati, edizione 2018 del Lugano Champions Trophy con la categoria Under 12. Si gioca in questa giornata allo stadio Cornaredo di Lugano. Sfide bellissime tra squadre tra le più importanti del panorama calcistico giovanile europeo. Borussia Dortmund, Chelsea, Krasnodar, Lugano, Malaga e Roma si affronteranno in gironi all'italiana, quindi tutti giocheranno contro tutti. Ma soprattutto poi arriverà nel pomeriggio anche il terzo, quarto posto e le finali con la premiazione. Davvero un torneo organizzato al meglio, come è stato quello della settimana scorsa, di domenica, il campione Champions Trophy, sempre organizzato ovviamente da Lugano, ma si giocava campione d'Italia con gli Under 11 e la vittoria del Barcellona. Vedremo se anche questa volta, anche questa domenica, a vincere sarà una squadra spagnola. Di certo il Malaga è una delle squadre favorite, ha vinto, è campione di Spagna del classe 2006, quindi degli Under 12, e oggi affronta nella prima partita proprio la squadra di casa, cioè il Lugano, sul campo A, e sul campo B invece la Roma affronta il Chelsea. Eccole le squadre schierate, le possiamo già vedere, quindi Lugano contro Malaga per questa prima sfida delle ore 9 qui allo stadio Cornaredo di Lugano. Adesso andremo a vedere anche le formazioni. Si gioca 12 minuti per tempo, 9 contro 9, comprensivo ovviamente del portiere, quindi 8 giocatori di movimento. Tanto il capitano del Lugano, Milad Amirzadeh, ormai da tempo nelle giovanili del Lugano. E il saluto in mezzo al campo delle due formazioni, quindi 12 minuti per tempo. E poi a seguire tutti gli altri incontri proseguiranno qui sul campo A con Borussia Dortmund, Krasnodar, Chelsea, Krasnodar, Lugano, Chelsea e Roma, Borussia Dortmund. Sul campo B appunto Roma, Chelsea in contemporanea, poi Roma, Lugano, Malaga, Borussia Dortmund, Roma, Malaga e Krasnodar, Malaga. Ci sarà poi una pausa per il pranzo, anche ovviamente per i bambini, e poi si proseguirà nel pomeriggio con altre sfide comprensive di finale, quinto, sesto posto, terzo, quarto e appunto primo e secondo posto per decretare il vincitore finale di questa edizione 2018 del Lugano Champions Trophy. Quadrato con il numero 2 Manuel Losada Jiménez, come detto Malaga campione di Spagna classe 2006, lo hanno appena festeggiato da poco e direi che è un traguardo molto molto prestigioso per questo settore giovanile spagnolo, che come detto può essere la favorita di questo torneo estivo. E allora si può cominciare con il primo pallone in possesso del Malaga. Manu, palla in mezzo. Va bene là, Manu. Si parte qua, Noah, dal settore difensivo. Noah prova a impostare il Malaga adesso con Ismael Molina Cayuela. Quando la gioca adesso Manu. Poi Isan Merino Rodriguez, un pallone subito in profondità. Tentativo da parte di Manuel Losada che viene però fermato in rimessa laterale. Dani, in linea con il centrale. Adesso il Lugano con Garantola che appoggia nuovamente all'indietro. Malaga però che riconquista il pallone, ne esce bene ancora Amirzadeh. Largo, largo, Noah, largo adesso. Noah, vieni tutto largo, Noah, vieni tutto largo. Il pallone è molto largo per Noah Gianotti, numero 10, che conquista palla. Poi aspetta il movimento dei suoi. Va Gianotti che pensa addirittura alla conclusione, facile da presa di Rafael Sanchez Flores. E allora si ricomincia da Isan Merino. No, no, Pascu, Pascu dentro, Pascu dentro. Bravo, lavoriamo sulla linea. Ancora Merino. Viene incontro Alejandro Contreras, viene però ignorato. Allora si allarga Daniel Munoz che riceve adesso. Pressato alto da Gianotti, ancora Merino,
centralmente Daniel Gonzalez, apre a destra. Tocco in profondità verso So, poi Malaga che tiene ancora il possesso del pallone. C'è una rimessa laterale in favore degli spagnoli. Altra rimessa laterale. Pallone riconquistato ancora dal Lugano, prova ad andare in ripartenza, si muove largo Gianotti, il pallone è proprio per lui, cerca un numero, area di rigore, vuole mettere al centro, trova un calcio d'angolo, il primo della partita in favore del Lugano con Noah Gianotti. Ecco qui il replay, bravo a chiudere Daniel Munoz, molto bravo però nella sua azione Gianotti. E allora dalla bandierina a Pascucci, tocco è corto, ancora Pascucci che perde però il contatto con il pallone, glielo soffia il giocatore del Malaga che prova a far andare So, ancora So, area di rigore davanti al portiere, palla dietro e non riesce a impattare bene Alejandro Contreras, e allora ancora Malaga, un'altra chance con il pallone centrale proprio per So, e c'è la grandissima risposta da parte di Ferrari che mette in calcio d'angolo. Ottima però l'azione del Malaga qui con So che è bravissimo a colpire. Manu, Manu! Bravo però anche il portiere del Lugano. Gonzalez la mette ancora al centro, allontana bene il Lugano, prova a ripartire Gianotti nell'uno contro uno, viene fermato però dall'Osada, poi un altro tentativo, questa volta senza grossi patemi. Il portiere del Lugano, Amir Zade. Vieni, vieni Ron, vieni Ron, vieni, vieni, vieni. Manuele! In profondità il pallone a cercare Emanuele Bernardi che non controlla, allora Malaga ancora con Isan Merino, largo Munoz, ancora Merino, centralmente Gonzalez, manovra con calma da dietro il Malaga, Merino, Gonzalez, Molina, ancora Gonzalez, ancora Merino, si allarga Munoz, Merino va invece in profondità dall'altra parte, si alza però la bandierina dell'assistente dell'arbitro. Alvaro, 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 Ale, Ale, Alvaro, Alvaro, Alvaro. Fatti vedere, Max. Novoselski recupera il pallone, poi tentativo è largo per l'ottima corsa da parte di Giudici. Poi però perde il controllo del pallone con un fallo però il Malaga, e allora punizione in favore del Lugano. Sono trascorsi 6 minuti, 0-0 il risultato. Amir Zade, largo il pallone per Cruezio, tocco per Gianotti, ancora Cruezio, centralmente Novoselski che gira molto bene per Giudici. Ancora Mirzade. Muovi là, eh! Cruezio. Tommy, apri il controllo, Tommy! Alvaro Nodulo, cinco! Vieni, 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 no, muori che attacca la spalla. Pallone per Novoselski che fa correre a Mirzade, poi si va da Federico Giudici. In avanti il pallone. Ancora Lugano prova a manovrare, qui c'è il tocco sbagliato però da parte di Maxim Novoselski. Dentro al campo, non lasciarlo stare là, dentro. Manuele, non c'è andare! Non serve andare, Manuele! Aiù! Con lo passe! Tommaso, girati!
Quant'è? Dani. Esci Tommy, Pallone largo a sinistra, ancora Malaga con Muñoz, prova ad andarsene, ancora Muñoz, rimane in possesso del pallone, l'ultimo tocco è di Cruezio, allora calcio d'angolo anche per il Malaga. Noa! Per battere Daniel Gonzalez. Attenzione a So, che è un gran colpitore di testa. Pallone dentro, in qualche modo poi la traversa, colpita dal Malaga, ancora un tentativo. E poi Lugano che si salva con un brivido. Traversa colpita dal Malaga. Ottimo qui il movimento da parte di Muñoz, che riesce ad andarsene. E poi lo ferma molto bene Tommaso Pascucci, ma sarà ancora corner. Qui rivediamo invece la traversa con il sinistro e poi prova ad arrivare Alejandro Contreras, ma una serie di deviazioni gli impediscono di prendere la porta. Ancora un pallone dentro, esce il portiere Mastro Matteo, che però smanaccia soltanto e regala un altro corner con Molina dalla bandierina, che lascia però l'incombenza sempre a Daniel Gonzalez. Il tentativo di girata molto interessante da parte del numero 9 Ibrahima So. E pallone recuperato subito dal Malaga, dietro per Rafael Sanchez Flores, che gira per Ismael Molina. Merino. Ancora Molina. Si va largo a destra per poi tornare centralmente. Merino. Intercettato il pallone per un attimo da Lugano, poi è ottima però la chiusura di Ismael Molina. Ancora largo per Muñoz. Merino. Pallone buono per Ayob Dani Ammadi, ma Novoselski intercetta, poi però perde il contrasto e allora attenzione ancora Alejandro Contreras, sempre Ammadi sulla destra, viene fermato benissimo dal giocatore del Lugano. Prova a tenere palla qui il numero 9 del Lugano, Emanuele Bernardi. Ma viene fermato in rimessa laterale, ancora Lugano che prova a farsi vedere quando manca un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. 0-0 il risultato, una traversa colpita da Amdi. E ancora Malaga con calma. Centrale il pallone, solo controlla, o meglio lo lascia lì per Alejandro Contreras, che poi invece fa scivolare il pallone sul collo del piede e regala la rimessa dal fondo al Lugano, che adesso prova ad andare con Gianotti a destra, vince un contrasto, poi allora per non rischiare Merino la butta in rimessa laterale. Ancora Gianotti, buona l'azione da parte del numero 6 Tommaso Pascucci, c'è la presa però di Rafael Sanchez Flores. Il
Muñoz, ancora Merino. Si va da Molina. Bravo! Centralmente ancora il pallone, poi Amdi per Merino. Muñoz, Merino, centralmente, buono il tocco filtrante tentato poi verso Muñoz, intercettato da Gianotti. In profondità subito il pallone per Bernardi, che chiede ai suoi di venire a pressare alto. Si impegna bene il Malaga, anche perché nessuno segue le iniziative di Bernardi, che chiedeva appunto agli altri suoi compagni di alzarsi. Finisce il primo tempo 0-0 tra Lugano e Malaga, con una traversa colpita dal Malaga. A tra poco. E allora è quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, 0-0. È finito il primo esattamente come la sfida sul campo B tra Roma e Chelsea. E allora primo pallone per il Lugano, con il lancio in profondità da parte di Pascucci, che viene però controllato molto bene dalla difesa del Malaga. Adesso con Merino all'indietro per il portiere. Sempre Lugano che prova a tenere il possesso del pallone, che però è uscito in rimessa laterale. Buono la difesa del pallone da parte di Molina, con due giocatori del Lugano ad attaccarlo. Poi Merino fa andare sulla destra, movimento di So, che recupera il pallone, va centralmente. Interessante il tentativo di Ibrahima So. Poi ancora Malaga per un attimo, però, perché interviene Federico Giudici e si guadagna una rimessa laterale. Perfecto colocado, muy bien. Pisando siempre, Daniel. Manu, no sigas la marca, al que te venga. Al que te venga, Cuidado, Sabri, cuidado, Dani. Solo, Max. Vertical, vertical, Álvaro. Hacia portería. Vamos, Samu. La parata da parte di Stefano Ferrari. E adesso si ricomincia con il Lugano in possesso, ma c'è la spinta netta di Manuel Losada. Questa è l'azione di suo precedente, con il recupero perfetto da parte di Giudici. Dietro il pallone per Julen Villa Garcia. Portiere subentrato in questo secondo tempo. Qualche difficoltà qui da parte dei giocatori del Malaga. C'è un calcio di punizione che andrà a battere il Malaga nella propria area di rigore. Ancora Julen Villa Garcia. Non passa il Malaga con Muñoz, e allora altra rimessa laterale.
puede caravana también, ¿vale? Muévete. Si riparte da Ayob Hamdi. González. Ancora Hamdi. Merino. González. Pallone verso Sò, buon controllo, nuovo scarico per González, poi si torna dal numero 8 Hamdi, che va in profondità a cercare proprio Sò, prova a controllare quasi con il collo, poi esce bene per un attimo soltanto però il Lugano. González cerca ancora Sò, alla fine in qualche modo recupera il Malaga con il numero 2 Manuel Losada. Fermato González, che però recupera caparbiamente un pallone commettendo fallo secondo l'arbitro che era lì. E allora va a battere Simone Garantola. Pallone sulla destra, buona azione questa del Lugano che può andare in profondità con un pallone al centro, viene fermato in rimessa dal fondo da Hamdi, che vediamo inquadrato. Si riparte da Julen Villa Garcia. Pallone per Merino. González, inseguito da Joele Salvadore. Molina in profondità, perde il pallone il Malaga, ancora Molina, lo riconquista, sarà una buona azione. Sova in profondità, lo serve González, ecco il pallone per Ibrahim Assò che va a calciare, trova la deviazione di Amirzade e trova il calcio d'angolo il Malaga. Ayú, después del córner tú vas arriba con Álvaro, dos, vale, Isa, dice la Isa, ahora se queda el. Buono il pallone di Losada per Assò, ottima la chiusura di Amirzade. Dentro direttamente in porta il corner battuto dal numero 11 Fernandez. Lugano che prova a uscire, lo fa bene adesso con Gianotti, poi Amirzade si ferma, evita anche il ritorno di Sò, serve Giudici, largo c'è Garantola, eccolo servito, controllo un po' approssimativo, alla fine Simone Garantola se la cava. Novoselski, Giudici. Si alza il tifo per la squadra di casa, il Lugano, Amirzade. Ottimo lo spunto da parte di Pascucci. Poi per un attimo il Malaga, alla fine Giudici, riconquista palla. Si apre Salvatore, Giudici va centralmente da Novoselski che protegge palla. Arriva anche il fallo da parte del numero 6 González. Intanto è rientrato anche Alejandro Contreras. Novoselski va centralmente ma non aggancia Pascucci. Hamdi va dietro per Merino, in profondità il pallone, troppo largo, non ci può arrivare Contreras. E allora Giudici, fa vedere Novoselski, riceve il numero 14, ferma bene il pallone, ancora Giudici, sempre Novoselski, dietro per Amirzade, Novoselski. Tiene palla Novoselski, poi apre bene il gioco sulla destra. Gianotti si appoggia ancora a Novoselski, che fa andare lo stesso Gianotti in profondità, un buon pallone, ci arriva il numero 10 che può rientrare. Salvatore e Garantola dentro l'area di rigore. Pascucci si torna dietro,
Amirzade. È qua. Bravo. Giudici. Tranquilli. Ma è il centro. Salvatore. Tiene palla ancora per Giudici. Novoselski la chiede al centro, la riceve 1-2 che si concretizza con Giudici, prova ad andare in velocità. Alla fine si allunga il pallone nel controllo e chiude Merino. Poi il rilancio invece del portiere per Amdi con la chiusura della difesa del Lugano. Novoselski non aggancia e allora Contreras sbaglia il tocco corto, recupera benissimo, palla Pascucci. Cruezio prova ad allargare il gioco, ancora Pascucci, serve bene Garantola che prova a girare verso Salvatore, la chiusura da parte di Losada. Poi va Giudici, cerca il sinistro sfruttando la sua rapidità, viene chiuso, poi So arriva con il fisico per primo su questo pallone, forse una spinta di Amirzade, dice di no l'arbitro e allora Giudici cerca il centro dell'area di rigore, chiude Contreras, rimessa laterale per il Lugano che sta giocando meglio in questo secondo tempo. Uomo arriva, gioca tranquillo, ragiona, papà giù, cuidado, dai, va. Giudici non passa, adesso Contreras va in profondità, è un gran pallone, il tentativo centrale, poi il sinistro e ancora un tentativo, Amirzade allontana, Malaga vicino al vantaggio, si è riaccesa la squadra spagnola, adesso Losada dietro il pallone per Gonzales. Prova ad andare a sinistra il Malaga. Ma Pascucci non lascia spazio all'iniziativa spagnola. Che allora deve retrocedere e ricominciare da Losada. Attaccato da Salvatore. Pascucci! Pascucci! Milan ce l'hai dietro, Milan! Ancora Losada, si allunga un po' il pallone, qualche brivido, alla fine Salvatore mette giù Losada. E la punizione per il Malaga, Gonzales. Riceve da Losada, apre il gioco dove c'è Merino. Pallone che è uscito però non riesce a tenerlo in campo Muñoz. Tranquillo, gioca! Rimessa laterale. Mancano davvero pochi secondi. Dentro l'imbucata, dentro l'imbucata. Pallone per So, prova ad andare via Giudici, riesce a vincere un rimpallo, poi all'indietro, ma finisce qui 0-0 dunque la partita tra Lugano e Malaga.